Buongiorno ragazzi e bentornati. Quindi sembra che oggi ti va di fare qualche altro esercizio nuovo. Bene, oggi ci concentriamo un po' sulla mobilità, quindi su quella parte che viene trascurata quasi sempre. La mobilità ti aiuta fondamentalmente a migliorare moltissimo, i tuoi esercizi diventeranno più fluidi, più sicuri, hai più profondità nei movimenti e soprattutto ti aiuteranno a sbloccarti, in questo caso le anche. Quindi prova a dare un'occhiata a questi esercizi, dopodiché vediamo cosa devi e cosa non devi fare per correggere meno gli errori principali che dovresti evitare, e da qui poi proviamo a sviluppare anche quante ripetizioni. Quindi dai un'occhiata e ne parliamo dopo. Occhio, quindi mettiti in posizione. Posizione, quindi gambe poco più aperte delle spalle. Da qui cerca di tenere sempre in avanti il più possibile. Quindi uno, dall'altra parte. Due, dall'altra parte. Tre, quattro. Da qui cambi, ok, finita questa serie, cambi, spingi in alto, cambi, spingi in alto, cambi, spingi in alto, in alto, ok. Dopo ancora, finita questa serie, sempre più o meno da 12 ripetizioni per lato, da qui in alto, giù con l'anca, occhio, poggi l'anca e torni dall'altra parte, è uguale, giù e poggi l'anca, giù e poggi l'anca. Arrivato qui, finito le 12 ripetizioni, giù e apri, di nuovo torni dall'altra parte, arrivi giù e apri, ok? Quindi torni, perfetto. Quindi prova a fare questi movimenti, prova a fare un 12 ripetizioni totali e li ripeti per almeno 4 giri, ok? Se hai bisogno di qualche altro esercizio da sviluppare, se ti piacciono questo genere qua, me lo scrivi giù nei commenti. Poi nel caso noi ci vediamo alla prossima, e tu cosa devi fare? Allenati bene, ciao! Ok, dai, via, aiutala, ok, piccolo aiuto, non oscillare troppo, forza, chiudi forte l'addome, dai. Vai Roberta. Tieni vicino l'elastico, chiudi la pancia, forte l'addome, dai, tira, così si fa, tira, apri meglio le ginocchia, così vai, bene, grande guerriera, benissimo.